Ritrovata l'auto dell'imprenditore scomparso, la Ford Fiesta di Moreno Galliani era in una scarpata in via delle Case Alte, le ricerche proseguono, l'allarme era stato lanciato mercoledì sera dalla figlia Rubina nel corso della trasmissione Rai Chi l'ha visto? Cantiere mobile sul Viale Europa per ridurre i disagi al traffico a partire da giugno, quando inizieranno i lavori per la realizzazione della condotta fognaria. Partito Democratico, Marcucci lascia la presidenza dei senatori, al suo posto Simona Malpezzi. Porterò avanti le mie battaglie nel partito, ha dichiarato il senatore Barghigiano. Il Ghiviborgo lancia la sfida alla rivelazione Pro Livorno, sabato al Picchi la squadra di Venturi affronta la forte compagine labronica, si va verso la conferma dell'11 che ha battuto il Prato. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che apriamo con la cronaca e con la vicenda quanto mai di attualità in queste ultime ore. È stata ritrovata a Petrognano l'auto dell'imprenditore Moreno Galliani, 66 anni, titolare delle concessionarie autotecnica, scomparso da martedì. La Ford Fiesta è stata trovata lungo una strada sterrata in via delle Case Alte fra i comuni di Capannori e Villa Basilica. Qui vediamo la trasmissione di mercoledì sera Rai Chi l'ha visto, nel corso della quale la figlia di Moreno Galliani, la figlia Rubina, aveva lanciato appunto l'appello per la scomparsa del padre. Secondo alcune testimonianze, la vettura che è stata ritrovata nella giornata odierna era adagiata su un fianco in una scarpata. In questo momento la zona del ritrovamento è interdetta, off limits, e proseguono le ricerche dell'imprenditore anche con l'ausilio di un elicottero. Vediamo appunto Moreno Galliani anche in questa immagine e naturalmente vi terremo aggiornati, vi terremo adeguatamente informati sull'esito delle ricerche che speriamo portino al ritrovamento in buona salute del 66enne imprenditore. L'emergenza sanitaria, i numeri che purtroppo non sono affatto confortanti, tanto che insomma si comincia a pensare seriamente che potrebbe esserci un lockdown, una nuova zona rossa generalizzata. Ma vediamo quelli odierni partendo dalla Toscana. I nuovi contagiati sono 1518, ricoverati 1727, meno 14 rispetto a ieri, più 4 invece, 257 le persone in terapia intensiva, 22 decessi. Passiamo anche alla provincia di Lucca, dove i nuovi contagiati sono 175, 74 nella piana di Lucca, 8 al Toppascio, 18 Capannori, 36 Lucca, 7 Monte Carlo, 3 a Porcari, 2 a Villa Basilica, 12 nella Valle del Serchio, 2 a Bagni di Lucca, 4 a Borgo a Mozzano, 1 a Castelnuovo Garfagnana, Coreglia, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Pieve Fosciana e Sillano Giuncugnano. Rimane alto il numero in Versilia, dove sono 89, 20 a Camaiore, 1 a Forte dei Marmi, 8 a Massarosa, 9 a Pietrasanta, 1 a Seravezza, 3 a Stazzema e ben 47 a Viareggio. E adesso passiamo a parlare della pista di pattinaggio. Siamo nella zona di Via del Brennero. Dopo Pasqua le associazioni sportive potranno tornare ad allenarsi in questa struttura. Sono quasi terminati i lavori di smantellamento della vecchia copertura in lamiera alla pista di pattinaggio di Via del Brennero, che già dopo Pasqua tornerà agibile per gli allenamenti all'aperto. Il tetto della struttura, risalente agli anni Ottanta, è stato oggetto nel tempo di diversi interventi tampone fino allo scorso maggio, quando sono emersi prima problemi di staticità della copertura e poi di vulnerabilità sismica. L'amministrazione ha quindi deciso di intervenire con un investimento di circa 270.000 euro di risorse proprie, a cui si sono aggiunti altri 48.000 euro di finanziamento della Regione Toscana. La rimozione della copertura è in fase finale ormai, quindi la causa che aveva dichiarato la inagibilità della pista è stata eliminata. Dopo Pasqua, intorno alla metà del mese, la pista tornerà a disposizione delle associazioni come spazio all'aperto, illuminato, che potrà consentire lo svolgimento dell'attività. Nel frattempo vanno avanti le pratiche, le gare e le procedure autorizzatorie per la nuova struttura, il nuovo impianto, che sarà un impianto chiuso d'inverno e aperto in estate, che contiamo di avere nell'autunno.
La nuova tensostruttura sarà a forma di capanna e avvolgerà completamente l'impianto. Una volta redatto il progetto esecutivo, l'amministrazione vorrebbe passare rapidamente alla fase di gara e avere la pista pronta e utilizzabile per la prossima stagione invernale. Andiamo sul viale Europa a Marlia. Sarà mobile il cantiere per la realizzazione della condotta fognaria. Inizieranno entro il mese di giugno a Capannori i lavori per la realizzazione della condotta fognaria che dal viale Europa di Marlia arriverà fino a Paganico. Lo ha confermato il sindaco Luca Menesini nel corso del Consiglio Comunale straordinario convocato sull'argomento. L'impegno del Comune e di Acqua S.p.A. è di riuscire a terminare i lavori entro 8 mesi dall'apertura dei cantieri. L'intervento sarà suddiviso in 3 tratti, da via dei Bocchi alla Pesciatina, da via dei Bocchi a via delle Ville e da via delle Ville a via Masini. Inoltre il cantiere, che su richiesta specifica del Comune sarà aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sarà mobile, in modo da allestire nelle ore diurne, dalle 6 di mattina alle 10 di sera, un senso unico in un tratto alla volta, con direzione da nord, cioè da via del Brennero, verso sud, cioè verso la via Pesciatina, e con la previsione di una viabilità alternativa. Nelle ore notturne, invece, dalle 22 alle 6, Viale Europa sarà, nel tratto interessato dai lavori, totalmente chiuso. Al termine della seduta, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale il Comune si impegna, tra le altre cose, a mantenere aperto il confronto con i cittadini sui lavori e di prevedere l'utilizzo dell'asfalto fonoassorbente su Viale Europa. La pagina politica, la vicenda ha occupato le cronache nazionali nelle ultime 48 ore, dunque Marcucci lascia la presidenza dei senatori PD, ma dice: porterò avanti le mie battaglie nel partito. Dopo 3 anni quasi esatti dalla sua elezione, Andrea Marcucci ha lasciato la guida dei senatori del Partito Democratico. La nuova capogruppo a Palazzo Madama è Simona Malpezzi, anche lei di base riformista, la corrente che raccoglie i cosiddetti ex renziani. Malpezzi è stata indicata dallo stesso Marcucci ed è stata votata all'unanimità dall'Assemblea. Al termine, il neo segretario del partito Enrico Letta ha augurato buon lavoro a Malpezzi, ringraziando nel contempo Marcucci. Si chiude così una vicenda che ha tenuto banco a livello nazionale, iniziata con l'invito di Letta ad eleggere 2 donne a capo dei gruppi parlamentari in onore alla parità di genere. Marcucci ha subito detto di non condividere il metodo del neo segretario, ma alla fine, in accordo con il gruppo parlamentare, ha fatto il passo indietro, annunciando nel contempo che da adesso farà il senatore semplice, con grande libertà e lealtà. Porterò avanti le mie battaglie all'interno del PD senza fare sconti a nessuno, come ho sempre fatto, ha scritto il senatore Barghigiano sulla sua pagina Facebook. Ci spostiamo a Pietrasanta, infrastrutture al centro dell'ultimo incontro al caffè della Versiliana, i particolari nel servizio. Il sistema infrastrutturale della Regione Toscana è stato al centro del dibattito che si è tenuto sul palco del Teatro di Pietrasanta nell'ambito degli incontri al caffè d'inverno della Versiliana. L'incontro, coordinato da Federico Conti, ha visto Stefano Baccelli, assessore regionale alle infrastrutture, e Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, rispondere alle domande del direttore del quotidiano Il Tirreno, Stefano Tamburini. Nodo centrale della discussione, la contrapposizione tra i 2 aeroporti regionali, Pisa e Firenze. L'importanza dello scalo pisano, anche per la zona costiera della Versilia, è stato sottolineato dall'assessore Baccelli. Ma lo dico da lucchese che, soprattutto per la parte della provincia, che era la Versilia, ne ha assolutamente beneficiato. Io quando parlavo con i sindaci o gli ex sindaci di Pisa, ci raccontavamo di quanto poco in media ovviamente, stesse il turista che arrivava con i voli a Pisa, una roba di meno di mezz'ora in media, ovviamente perché tanti vanno a Firenze e tanti vengono in Versilia, in Lucchesia e quant'altro. Quindi come una cosa ideale per la costa e per la provincia, diciamo, che rappresentavo. Dello stesso avviso Mallegni, che ha anche ricordato il progetto di raddoppio ferroviario anche nella tratta Lucca-Viareggio, progetto di cui Baccelli ha confermato l'inserimento nel Recovery Fund. Chi vi parla ha fatto modificare il contratto con le Ferrovie dello Stato, parlando delle varie infrastrutture ferroviarie, intanto mettendo un altro pezzo per arrivare fino a Viareggio della famosa ferrovia Montecatini-Lucca. E quindi ti do una buona notizia che RFI, proprio grazie
richiesta espressa del Presidente Gianni, progetterà per vedere di puntare le recovery fund per la realizzazione. Noi abbiamo messo nel parere, su mia richiesta, anche lì questo tratto. 2 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione per l'antisismica dell'ISI di Barga. 2 milioni di euro per interventi antisismici al complesso dell'ISI di Barga, l'istituto che raccoglie le scuole superiori della cittadina. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti accolto il progetto presentato dalla provincia per realizzare un intervento di messa in sicurezza di alcune porzioni dell'ISI. Oltre a questo sono stati accolti anche altri interventi per gli istituti secondari lucchesi per complessivi 4,3 milioni di euro. Il finanziamento del Ministero ha riguardato progetti sia in fase di progettazione definitiva che in fase di studio di fattibilità. Per quanto riguarda l'ISI di Barga, siamo già al progetto definitivo che dovrà essere presentato entro 14 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contributo. Nel dettaglio, questo intervento riguarderà la palazzina dove si trova il blocco cucine e l'aula magna dell'istituto, che già in passato è stata oggetto di lavori antisismici. Qui però, a seguito di approfondite indagini sulla vulnerabilità sismica in zona classificata 2, è stato constatato che sono necessari ulteriori interventi per rendere il tutto in regola con la normativa vigente. Ringrazio veramente a nome di tutti noi la provincia di Lucca, che è riuscita ad ottenere questo ulteriore finanziamento di 2 milioni, che va ad aggiungersi al finanziamento precedente già comunicato di 4 milioni e 700 mila euro. Questo permetterà veramente di creare qui all'ISI di Barga una cittadella della scuola superiore veramente nuova, bella, moderna, sicura e pienamente rispondente a quelli che sono i bisogni didattici e formativi dei nostri ragazzi. Questa operazione partirà con la fine dell'anno scolastico. Verrà abbattuta l'ala risalente agli anni 60, che un tempo ospitava le scuole medie, che poi sarà ricostruita secondo le più rigide normative antisismiche ed ampliata anche di un piano. Restiamo a Barga perché la cittadina barghigiana si accinge a celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Ecco Dante 700, il calendario degli eventi che nel comune di Barga si terranno da giugno a ottobre per ricordare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Il comune a Barga, nel giorno del Dante Dì, giorno scelto in Italia per celebrare la memoria e il genio del poeta, che ricorre il 25 marzo, si è svolta a cura della sindaca Caterina Campani e degli esponenti delle varie realtà coinvolte nell'organizzazione la presentazione del programma. Barga ha messo insieme un ricco calendario di eventi pensati comunque in chiave anti-Covid e quindi con adeguati spazi all'aperto, soprattutto per i mesi estivi. Ed organizzati insieme a Fondazione Pascoli, Fondazione Ricci, Istituto Storico Lucchese, Unitre Barga, 100 Lumi e ISI Barga. Il calendario si apre il 6 giugno con una visita ai luoghi danteschi della Lunigiana. Tanti eventi anche a luglio, tra cui diverse letture dantesche. E ad agosto, la tradizionale serata omaggio a Pascoli sarà dedicata anche a Dante, con letture su Pascoli e Dante, nel reading speciale di Tony Servillo. Conferenze, itinerari, letture ed animazioni anche per settembre ed ottobre, coinvolgendo anche le scuole superiori. Ed in programma da maggio a settembre anche due mostre. Intanto, nel Dante Dì, l'ISI di Barga ha organizzato una videoconferenza che ha coinvolto anche i ragazzi in DAD dei licei di Barga e dell'ITI del Borgo. Come annunciato dalla dirigente Yolanda Bocci, in ottobre la scuola organizzerà anche una lettura Dantis. E con il sommo poeta si chiude anche la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con le notizie sportive.